Ora Ecco, si registrerà la conferenza. siamo in registrazione. Se siamo pronti a partire, a questo punto darei la parola all'assessore Cucci, assessore alle politiche europee e attività produttive del Comune di Pordenone. Prego, dottoressa Cucci. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Ringrazio i presenti e i partecipanti collegati via web a questo secondo appuntamento di PMI Smart Desk. Vi ruberò solo un minuto, ruberò un attimo appunto alla qualificata platea di relatori, a quanti ci stanno seguendo per introdurre un tema che personalmente ritengo essere forse il più importante, il più rilevante tra quelli che affronteremo in questo ciclo di incontri. Non c'è futuro se non si innova. Ebbene, innovare e dare forma allo spirito creativo, renderlo un prodotto riproducibile e vendibile per il progresso umano a partire dalle sue condizioni di vita e soprattutto guardare al futuro immaginandolo per renderlo reale. Innovare è anche ciò che l'Europa in primis ha inserito come strategia di base per le sue forme di incentivazione per ogni tipologia di azienda, dalla più grande alla microimpresa, e questo è l'unico must per ripartire. E le nazioni che più spendono in ricerca e sviluppo sono quelle che hanno un'economia forte e vincente a livello globale. Le aziende che più spendono, dunque, avvicinandosi a quel virtuoso 3% del fatturato investito in ricerca e sviluppo, sono quelle che avranno maggiore possibilità di crescita e soprattutto di rimanere competitive sul mercato globale. Dunque, per sopravvivere e competere è importante innovare. Ad ogni livello, dunque, il tema che oggi tratteremo è dirimente proprio per il prossimo, per il futuro. Va da sé, è stato anche già detto e credo lo abbia evidenziato proprio l'ingegner Scolari. Non bastano nel precedente incontro, non bastano i soldi del recovery, non bastano i soldi europei o i soldi pubblici se non c'è ricerca, non c'è innovazione, non ci sono idee e anche novità, soprattutto se non c'è coraggio e spirito del rischio. Dunque risulta fondamentale a tal fine il trasferimento di conoscenze, cioè avere quelle interfacce tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo che possono, anzi devono, rendere vincente l'idea innovativa. E in questo caso non posso che riferirmi al polo tecnologico Alto Adriatico, agli incubatori di esperienza, come appunto il polo ben rappresenta, alla stessa scuola e soprattutto alle nostre università, ovvero a tutti quei motori virtuosi di quel fare impresa che attraverso l'innovazione rende reale questo concetto. Fare sistema dunque significa essere vincenti ed è proprio per questo che come Comune di Pordenone, ma soprattutto come assessorato alle attività produttive, abbiamo fortemente voluto questa serie di incontri che mi auguro proficuo ad ogni livello e spero possano dare quelle informazioni e formazioni anche a tutti coloro che vi parteciperanno e che potranno essere positive per la loro attività. A voi dunque la parola. Grazie Assessore. A questo punto darei la parola al moderatore di questa riunione che si presenta, credo, decisamente frizzante, vista le modalità scelte dall'ingegner Franco Scolari e dai partecipanti per fare una chiacchierata, diciamo, molto libera, una serie di domande, degli scambi di commenti ed esperienze. Prego il Polo di riattivare il microfono in maniera che vi possiamo sentire. Perfetto, eccoci qua. Bene, Stefano, dottor Puissa di TB Associati, a lui la parola per moderare questa
questo incontro. Grazie Adriano, grazie Assessore della presentazione, buonasera a tutti, grazie della presenza. Velocemente presento i relatori che sono presenti a questo tavolo e sono stati coinvolti in questa discussione aperta che abbiamo organizzato proprio per affrontare i temi dell'innovazione in maniera molto diretta e frizzante, come già detto. Abbiamo con noi la dottoressa Fattorel della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Buonasera. L'ingegnere Giust di Veolia, che è responsabile della business unit, che è insediata qua presso nelle vicinanze del polo presso Porcia, e l'ingegner Scolari, che invece è il direttore del polo tecnologico Alto Adriatico. Come vi dicevo, questa chiacchierata si svolgerà con delle domande a cui lasceremo libera risposta per vedere cosa emerge da quello che andremo ad affrontare sulle tematiche dell'innovazione, e in secondo luogo faremo un po' di sintesi di quello che viene detto per arrivare alla conclusione, quindi in maniera molto aperta e discorsiva. Inizierei subito, senza protrarmi oltre. Stefano Rinovanchi mi ha telefonato Quarin di Electrolux, che multinazionale, c'è un altro fuso, non è fuso, lui sta arrivando. Perfetto, ottimo, così avremo quattro relatori entro un breve periodo. Quindi. Grazie Franco. Inizierei quindi intanto con la prima domanda, lasciando a voi la scelta chi vuole iniziare su questo tema, proprio partendo da cos'è l'innovazione. Quando parliamo di innovazione, di cosa stiamo parlando secondo voi? Scusami, ho detto una cosa, massimo 30 secondi per rispondere. Benissimo. All'istituzione. Allora. Questa te l'avevo suggerita. L'innovazione è trovare, diciamo, delle soluzioni e degli adattamenti futuri a quelle che potrebbero essere tutta una serie di attività, che possono essere sia attività imprenditoriali, di tutte le attività del genere umano, in sostanza. Tutto si può innovare, anzi. Ma io ho una visione un po', diciamo, differente innovazione. Per me innovazione è difficile dare una definizione che non sia di tipo filosofico, ma scendendo nel concreto, per me innovazione è contaminazione. Scusate il termine che in questo periodo di Covid può sembrare contaminazione, nel senso la possibilità di avere un'interazione continua di diversi settori. Io mi muovo nel settore industriale, diversi settori industriali, per poter travasare tecnologie, idee in campi che sono completamente diversi, anche se sembra che la cosa non sia compatibile, vi assicuro che non è vero per esperienza mia. C'è la possibilità di riuscire a portare delle cose che sembrano nate per un settore e vengono invece sviluppate per un altro. Questa è una delle, secondo me, è una delle cose più interessanti che può dare realmente uno sviluppo innovativo all'iniziativa industriale e imprenditoriale. Grazie. Stefano, lancia il ritmo, 30 secondi. Hanno detto delle cose vicino al vero, ma chi si certifica per innovazione sa che innovazione deve creare valore. Quindi passa attraverso il mezzo della contaminazione, ma è importante che ci sia valore per il consumatore, per il produttore, per l'ecosistema. Ok, benissimo. Rispettati i 30 secondi, quindi. Allora andiamo avanti chiedendoci, ma esiste, questo ci viene chiesto spesso, esiste il momento buono per fare innovazione o qualsiasi momento è buono? Cioè, quando fare innovazione? Qualsiasi momento è buono per fare innovazione. Come diceva appunto Franco, tutto quello che può portare a crescere e dare un valore ulteriore, per non usare l'abusata parola di valore aggiunto, a un'attività, a una relazione, a un aspetto diciamo industriale piuttosto che anche di servizi, effettivamente può essere un momento. Grazie. Passerei di perfettamente nuovo. D'accordo, non esiste un momento in cui fare clic la scintilla, adesso si può partire con progetti innovativi.
Certamente ho sempre visto che nei momenti più difficili ho sempre visto una maggiore spinta in questa direzione. Quando sembra che le cose non vadano bene, le menti si mettono in marcia e quindi possiamo dire che in queste situazioni c'è una maggiore effervescenza. Io la noto almeno dopo. Ancora avete detto delle cose simili al vero? Ma una volta mi ero inventato l'innovometro, una macchina che misura il tasso di innovazione durante i mesi. Sai quando è che c'è il picco di innovazione? Semplicissimo, perché quello che vi ho detto è abbastanza vero, ma non è vero. L'innovazione si scatena quando ci sono le scadenze dei bandi. È maledizione, sì, però lo sa anche Stefano. Almeno per me no. Neanche io non sono convinto. Non sono d'accordo su questo. No. Stefano, noi che facciamo i sabati e domenica durante la scadenza, però siamo totalmente convinti che non vada bene. No, però non sono convinto che l'innovazione si faccia solo attraverso i bandi. Ecco, quindi ho invitato Enzo, esatto. Perché però è uno più bravo di altri. Allora, sintetizzo, effettivamente, secondo me un'altra domanda da fare dopo nel dibattito magari sarebbe tra l'innovazione latente e l'innovazione che si formalizza, no? Perché molte volte l'innovazione è latente all'interno dell'impresa, serve qualcosa che la faccia switchare e diventare la cosa di importante da fare giorno per giorno e da non rimandare. Quindi questo potrebbe essere... E potrebbe non coincidere con i bandi. Certamente. Certamente. Purtroppo la realtà è che molto spesso il bando agevola questo aspetto. Ah, sicuro. Ma lo rivediamo a stretto giro. Prossimo step era questo. Esiste un fattore critico di successo dell'innovazione, cioè qualcosa che dobbiamo avere, qualcosa che dobbiamo considerare per avere più possibilità di portare a termine il processo di innovazione con successo? Oppure ogni caso è a sé e dipende un po' dalla casualità o dalla situazione? Comincia tu, perché guarda, l'hanno capito. Mi hanno fregato se vostra. Va bene, magari se volete poi mandare qualche domanda alla chat funzione. Evviva, l'elettro non ci è arrivata. Carissimi, buonasera. Buonasera. Vieni, vieni, dottor Quarin, che ti tiriamo dentro. Dottor Emanuele Quarin. Tu sei responsabile di innovazione digitale, Transformation. Comunque sei un nostro amico e grazie di essere naturalmente arrivato. Abbiamo fatto delle domande. Quando è il momento di fare innovazione? Vuoi aggiungere tu prima che io parli di un'altra cosa? Quando è che si deve fare innovazione? Sempre si deve fare innovazione, soprattutto quando le cose vanno bene. Ecco, questo è un messaggio particolare che vale la pena di sottolineare da una le più grandi aziende manifatturiere che esistono sul nostro territorio e da una persona che in questa organizzazione si occupa di digital transformation, che vuol dire innovazione prodotto, innovazione organizzativa. Quindi tu 24 ore al giorno, 365 giorni, pensi all'innovazione, è vero? Alcune volte dormo anche qualche ora sostanzialmente, perché aiuta poi, diciamo, a lavorare le idee migliori. Però molto spesso sì, insomma, l'innovazione è fatta nel processo, perché prodotto e l'organizzazione assolutamente sì, il modo di lavorare e lavorare insieme, utilizzare chiaramente le idee, portare la creatività, diciamo, diventare elemento di valore, che diciamo secondo me è uno dei punti di innovazione. Grazie di aver detto questo sostantivo valore, perché io dicevo prima che elemento connotato e non disgiungibile dall'innovazione è la creazione di valore, o per il consumatore o per l'azienda, o per economia sostenibile, qualche cosa, ma non possiamo considerare innovativa una cosa nuova, appunto, se non crea del valore, anche perché poi dura poco. Fattore scatenante, eravamo alla terza domanda, cos'è che scatena l'innovazione? Anzi, la tua domanda era, fattore critico di successo per l'innovazione? Secondo me la risposta stavolta è certa. Lo dico prima io, così poi mi vedete dietro a ruota, la determinazione. Perché l'innovazione, Quarin se la sogna di notte o all'alba, Fattorella scrive in un banco, se bando secondo l'S3, ma è
dall'insuccesso corretto e la voglia perdurante. Questo è, ve lo giuro, per le startup. Le startup senza determinazione non arrivano al successo, perché le nasate sono all'ordine del giorno. Quindi un processo trial and error, diciamo. Mamma mia! Assolutamente. Trial error, band tape. Questo è verissimo. Secondo me... Guarda là che gli spettatori sono arrivati a niente. Questo è verissimo, però quell'aspetto anche fondamentale è l'analisi dei fallimenti. L'analisi dei fallimenti, cioè capire perché altre esperienze si sono fallite. E quindi anche questo è un aspetto che non dobbiamo dimenticare, un aspetto analitico. Enzo? Non ho particolare cosa da aggiungere, se non il fattore critico di successo è anche non soltanto endogeno, ma anche esogeno. Che cosa succede attorno a te? Perché può scattare diciamo un vantaggio per la tua, diciamo, idea legata, posso parlare per il nostro gruppo, legata a qualche cambio normativo che succeda da qualche parte del mondo e può scatenare diciamo un fattore di successo per una tua idea innovativa che fino a quel momento poteva solo rimanere nel cassetto perché era inapplicabile. Emanuele? Determinazione sicuramente sì, tantissima, condivido, si può analizzare appunto quello che mette dei trials, gli esperimenti che si fanno, sperimentare è fondamentale, e rendere più difficile quanto più breve possibile ancora di più dal mio punto di vista. Ci sono proprio tutti i poteri abilitanti, ed è lì secondo me che si gioca tantissimo, insomma, no? Quello che in inglese poi è enabling, è veramente secondo me una keyword to enable in questo contesto. Esempi per i nostri ascoltatori? Ad esempio, dal mio punto di vista, per l'esperienza che mi sono fatto io, e se si riesce a mettere insieme un contesto in cui diciamo la continuous improvement è un elemento di valore a un'azienda e si unisce al fatto di aver, diciamo, di sponsorizzare, incentivare la creatività, le due cose messe insieme possono creare veramente una miscela esplosiva, positiva ovviamente, e creare quindi quelle basi per quella che è un po' l'innovazione incrementale, ad esempio. Emanuele parla ogni tanto per specialisti, incrementale il suo gruppo, quante aziende avete voi? 130.000 adesso? No, nel mondo un po' meno, sono però 60.000. Sono veramente dimagriti. Vabbè, comunque, un numero. Voi quanti siete? Ho perso il conto, ma dovremmo essere intorno ai 300.000. ho portato degli esempi di peso, evidentemente. Ma, però questo non implica il fatto che i multinazionali, ad esempio come la nostra, non esistono delle nicchie che vivono come se fossero una piccola e media industria. Che è il tuo caso, infatti io ti ho portato qui perché rappresenti un'azienda media, medio-piccola, anzi potresti essere una piccola impresa per parlare con i bandi se non avessi la mamma che ti porta via, ti porta via i numeri. Scusate, abbiamo, io ritengo sottinteso, sicuramente per te, però credo anche per Enzo, il tema del team. Per il successo dell'innovazione. Ogni tanto io racconto che nel 1600 Galileo Galilei, che faceva tutto da solo, faceva le macchine, faceva vedere, era uno. Ecco, questo modello io ritengo sia assolutamente non riproducibile. Come fate voi da soli a portare avanti qualcosa? Beh, lo si fa da soli. Da soli no. Si fa molto lavorando bene, tutto creando condizioni organizzative interne. Oggi premia moltissimo il caso di Letos, quella che è, diciamo, molto molto liquida, in cui, diciamo, ogni unità ha, diciamo, dei riferimenti che non hanno ambasciatori digitali, ma appunto riferimenti di un team centrale che consente di avere una innervare molto l'innovazione nelle, diciamo, nelle unità laddove le cose avvengono, perché lì è perché viene l'innovazione, dove le cose avvengono. Ma poi il collegamento molto molto tutto con il mondo delle startup. Io, a parte la mia esperienza di successo con diverse startup, però ho trovato veramente tantissimo beneficio di riuscire veramente a fare un blend di competenze, diciamo, archiviate in molti file di aziende come Letrus, con poi lo spirito veramente startuparo, che veramente riesce a dare quel grip che altrimenti non avrei usato e che avrei continuato a toccare. Va bene, direi di... Allora, mi volevo riallacciare al discorso che era iniziato prima,
quindi alla correlazione tra innovazione e incentivi pubblici, quindi lo vediamo dai due lati. Però approfondirei un po' la domanda, vi chiederei innanzitutto se c'è questa correlazione, ma soprattutto se avete notato delle differenze o pensate che ci siano delle differenze tra quelli che sono gli incentivi basati sull'accesso stand alone da parte di un'azienda, quindi l'azienda che arriva da sola, o quei bandi che richiedono la compartecipazione, quindi un progetto collaborativo da coordinare per potervi accedere. Sono gli stessi, si comportano in maniera uguale le aziende, gli strumenti sono simili o notate delle differenze? No, gli strumenti sono diversi e chiaramente, almeno quelli che vengono fatti per tutti, chiaramente hanno... Non so se ti sentono, scusa, grido sì, più. Quelli che vengono fatti per tutti, cioè che hanno un volto pubblico e sono, diciamo così, prevalenti nella pubblica amministrazione, chiaramente devono rispondere a delle esigenze di equità, di equanimità, di mettere di trasparenza, di mettere tutti sullo stesso piano. Gli altri chiaramente sono dei progetti che sono un pochettino più, diciamo, analitici e vengono costruiti un po' più sul campo e richiedono tutta una serie di, diciamo, di anche di skills, di abilità anche da parte del funzionario pubblico. Dal punto di vista imprese invece? Come esperienza con entrambi. Sicuramente ho diversi un po' di esempi in mente, in cui veramente lavorando in maniera, diciamo, consorziata con altre, diciamo, realtà ci ha permesso di raggiungere degli interessanti obiettivi. Chiaramente si mettono a fatto comune gli asset che ciascuno riesce a portare quando si crea una roba del genere, una cosa del genere. Ed è, secondo me, è un po' nel valore, perché ovviamente oggigiorno la condivisione, specialmente appunto nel mondo dell'innovazione, è un elemento arricchente. Anzi, catalizzatore. Sì, anch'io confermo questa visione. Nel senso, abbiamo avuto la possibilità di partecipare a entrambi i tipi di, chiamiamole, esperienze, e sicuramente è più, chiamiamola, uso un termine magari poco scientifico, appagante il fatto di lavorare in collaborazione, dà una maggiore, diciamo, capacità e crea maggior valore poi quel progetto, e non solo perché si raggiunge un obiettivo, ma anche perché c'è una, come amo dire io, una contaminazione tra un'azienda e l'altra, tra gruppi di lavoro ed altri, che possono aumentare sicuramente, chiamiamolo, amplificare quello che è il risultato. Mi fa piacere quello che avete detto, perché il Polo si sta prendendo una specializzazione e una esperienza nell'ambito dei progetti di filiera e dei progetti di partecipazione. Favoriti anche da una condizione territoriale molto chiara per la provincia di Pordenone, abbastanza chiara a livello regionale in termini di sistema. Si dice che l'erba del vicino è sempre più verde, ma veneti, emiliani, persino lombardi dicono che il Friuli è verde, magari perché piove un po' di più, ma i nostri sistemi, grande impresa che con un progetto per esempio di supply chain, che noi chiamiamo supply chain event management, trascini in innovazione e qualità i tuoi fornitori, perché qualche volta tu hai più risorse, capacità e competenze ed esigenze di competizione globale, per cui se fai 31 ma poi la tua supply chain non ti viene dietro, ti trovi ogni tanto come Enzo che mi dice: io mi invento tutto, just in time, eccetera. Poi telefono e mi dicono: ma noi siamo del santo patrono, e allora si fermano le consegne. L'integrazione sistemica tra l'impresa grande, quella piccola, un contatto diretto istituzionale per indirizzare la politica dei bandi, il polo che ha i numeri di telefono delle aziende che vogliono, quindi in modo pervasivo, ogni tanto dico che la porta dell'innovazione è questa qui, venite dentro. Ecco, questo cambia le prospettive per il nostro futuro. Da soli sappiamo che non andiamo più da nessuna parte,
l'interdisciplinarità ci deve far vincere le sfide importanti. Grazie Franco, continuo su questo filone e mi fa piacere che è stata un po' superata quella che una volta avevamo visto come ostacolo, non il fatto voglio fare da solo piuttosto che condividere qualcosa. Chi è che parla full line, come si dice? Fasin di Bessoi, esattamente. E quindi se traduciamo questo nella strategia da un punto di vista dell'innovazione, come riusciamo a coordinare questa cosa col concetto di brevetto oppure col concetto di open innovation? Sono due concetti che possono andare assieme o sono antitesici? Questa l'ha fatta lui. Sono queste domande. Per me possono andare tranquillamente assieme. Il problema è che io vedo anche le cose un po' da un angolo di vista un po' particolare. Cioè, è bello brevettare, è bello avere delle idee, bisogna che il brevetto abbia un senso e un significato anche dal punto di vista del mercato imprenditoriale, altrimenti ha poco senso brevettare a volte delle cose che poi non sono, tra virgolette, difendibili, perché il mercato globale è un mercato un po' strano da questo punto di vista, forse a volte ha poco senso, e quindi anche la continua e open innovation con altri è una continua innovazione che veda che tu sia sempre quel mezzo passo più avanti degli altri è fondamentale piuttosto che fermarsi al solo brevetto, anche se diciamo i brevetti sono importanti, ripeto sempre se riesci a difenderli dopo, perché vi posso garantire che a mia esperienza la possibilità di difenderlo in Cina è praticamente zero, in Russia quasi 0,01, non parliamo negli Stati Uniti, che non è così semplice, cioè probabilmente con dimensioni molto importanti in termini di quantità di prodotto, ma quando sei in una nicchia di mercato è difficile poi proteggere, perché il costo supera il Una domanda forse tecnica, ma che provo a rendere facile. È più importante investire per produrre brevetti o per sviluppare know-how? No, assolutamente la seconda. Cioè non c'è, infatti dicevo, per me una continua, il concetto di open innovation va oltre quello del brevetto. Il brevetto è uno strumento, è un mezzo per se vuoi sancire delle tappe su alcune cose e avere la possibilità, come dire, in alcuni mercati di difendere delle tue invenzioni barra innovazioni, ma per il resto è sicuramente continua evoluzione del know-how, cioè è fondamentale questo. Anche lei la pensa così? Tu sai magari Franco che crede molto nell'open innovation, no? Poi ogni anno questa qui si esprime quello che è il Booster Program, no? In cui noi veramente lanciamo una serie di sfide, processo, prodotto, sulla veramente l'arena del sistema di innovatori esterni, e lì poi andiamo a ricercare soluzioni per i problemi che sono in grado di offrire, sono sempre parecchi, insomma, ben articolati di solito. E quello che poi arriva sono appunto delle partnership che noi sviluppiamo con, diciamo, un'azienda, no? La quale poi si sviluppa insieme a loro una soluzione in cui l'Electro, diciamo, conserva, diciamo, una priorità di utilizzo. E quindi crediamo molto nell'open innovation, è, diciamo, strumento oggi fondamentale per muoversi in un mondo che poi lo vediamo tutti, il software è riferimento oggi per tantissime cose, no? Il software è open source e l'open innovation, diciamo, che si colloca un canale che ha diverse similarità, questa è una cosa ovviamente è chiaramente diversa, no? E quindi in questo contesto, un po' in questo modo che la vediamo, diciamo, veramente adesso è ormai, diciamo, questa è una pratica che si è inserita nel contesto organizzativo, era praticamente stabile, dando ottimi risultati. Ecco, ma sulla mia domanda, più brevetti o più know-how? Difficile questa. Io ci sto sbattendo il naso, spero perché la domanda. Stiamo lavorando, grazie ad una legge intelligente che
non è stata sfruttata a sufficienza. Imprenditori, se mi sentite o mi seguirete, ricordate che c'è una legge di agosto che ammette la rivalutazione di brevetti e know-how. No, non molte aziende si sono avventurate in questo tema, ma specie piccole aziende diventano competitive grazie al loro know-how. Pensate alla meccanica di precisione del nostro territorio. Non hanno brevetti perché lavorano in conto terzi, ma caspita, competono sull'innovazione. Non investono nel farlo emergere come valore intangibile. L'Etrus ha fatto il patent box, vero? Sì, te lo dico io. E quindi avete fatto emergere questa cosa. Istituzione, cosa ci dici di questa legge? La conosci? No, non la conosco perché non mi dispiace, ma non mi occupo di quell'area. Un po' particolare, molto intelligentemente promossa dentro le misure Covid, perché oggi il costo della rivalutazione tangible o intangible costa poco. Il polo è scatenato su queste cose, che è materia difficile e molto professionale. Un piccolo dettaglio, non so se ci avete fatto una riflessione, da cui la mia domanda: brevetto o know-how? Se tu brevetti qualcosa, perdi il know-how relativo, per definizione. Per definizione perché, siccome il know-how deve essere protetto, se tu lo pubblicizzi ne acquisti la titolarità, ma perdi il know-how. Ok, leggi brevetti. Leggi brevetti, soprattutto scritti in inglese, che sembrano l'Ulisse, senza una punteggiatura per pagine interne. Sappiamo di cosa stiamo parlando. Si chiama circumnavigazione, secondo Tris, che è una cosa che sicuramente ha studiato. Prego, Stefano. No, interessante questo tema, perché un ragionamento che da fare è la corretta rappresentazione del know-how all'interno di tutti gli aspetti di compliance delle aziende, anche delle più piccole, rappresenta un modo per valorizzare quello che viene fatto e per dare valore all'azienda, cosa che in Italia non è ancora passata, invece nel mondo anglosassone ci si tiene molto alla valorizzazione degli intangibili, proprio per con tutti i rischi che ne conseguono, deve essere fatto in maniera professionale, chiaramente adeguata. Quando si parla di innovazione, una cosa che viene spesso detta è che non posso fare innovazione perché sennò i costi mi si scaricherebbero sul prodotto e di conseguenza rischierei di andare fuori mercato, perché devo tenere i costi bassi di produzione, devo abbassare i miei costi di produzione. Questo è vero o è una trappola mentale? Conviene combattere sempre sul costo, o l'innovazione può essere anche in questo caso un meccanismo non antitetico alla filosofia del costo in azienda? No, almeno per il nostro tipo di mercato, il nostro tipo di prodotto, l'innovazione crea margine, quindi non è antitetico al costo. Poi non vorrei entrare sull'altro, un altro discorso, sul discorso del costo dell'innovazione, perché poi questo dipende dalle logiche delle varie società. Per Veolia i costi devono essere completamente spesati, non c'è nessun tipo di capitalizzazione, niente, tutto va a costi immediatamente, quindi non esiste questa possibilità nella una scelta corporate. È una scelta corporate, quindi se tu investi per sviluppare un nuovo prodotto eccetera e lo fai quest'anno, anche se il prodotto poi avrà una vita di 5 anni, 10 anni, il costo va tutto spesato nell'anno in cui l'ha sostenuto, punto e basta. Questa era una scelta corporate, ma è una scelta prudenziale dal punto di vista bilancistico, però è sicuro che questo, poi entriamo in dinamiche che vanno al di là, però ritengo che almeno per l'esperienza che ho io, innovazione aumenta il margine, non lo fa diminuire. Non fa aumentare i costi. No, per me no, per la mia esperienza no. Per quello che abbiamo detto, Stefano, innovazione permette i margini, perché se non la fai sei fuori. Sì. Quindi se non hai maturato. Condizione sine qua non, quindi. Sotto i baffi e sotto le mascherine, che io non porto perché sto lontano, sono vaccinato da 2 mesi e mezzo, e tamponato, ho anticorpi a gogo, cosa che auguro a tutti voi, perché
dobbiamo essere carichi come dei matti per sfruttare i prossimi mesi. Ti è arrivato il materiale, peraltro? Riesci a produrre? No. Diciamo sì. Questo non è un tema di innovazione, è un tema di continuità, che però qualche magari il nostro... Se non che qualche, diciamo, ora spesa un po' a far tornare, diciamo, il match tra fabbisogno e domanda, cioè, ce lo stiamo spendendo, diciamo così. Questa è una delle incertezze più inaspettate che potessero capitarci, perché non sapevamo se riprendevamo al più 3, al più 4, ma non pensavamo di perdere alcuni punti per mancanza materiale. Ci dice qualcosa su questa cosa, Camera di Commercio? Perché manca il materiale? Ma probabilmente è una conseguenza un po' di questa economia, diciamo, di questa pandemia a livello internazionale che ha bloccato tutta una serie di, diciamo, di mercati di produzione. E forse non solo questo, perché poi si innescano, potrebbero innescarsi delle politiche protezionistiche, quindi sì, ci sono vari aspetti, no? 27 anni non basta. Chiaro. Allora andiamo un po' all'estero, vediamo come siamo posizionati come Italia a livello di innovazione rispetto alle altre nazioni, alle nazioni estere europee. Quali sono le nazioni che investono di più e come siamo posizionati noi rispetto a quelle, secondo voi? Che investono, o meglio, che ottengono più successi a livello di innovazione, che non è detto che o se la relazione esiste o meno tra investimento e successo. Io lo so e quindi rispondo per ultimo. Chi va a percezioni? Ma se ricordo male, sono ovviamente l'ultimo index, però siamo collocati, non siamo nei primi posti, ah, non mettendo la classifica. Ho sempre come riferimenti personalmente alcuni paesi nordici, insomma, Svezia, Danimarca, un po' su tutti, poi Israele, sono Giappone, rispetto ai quali comunque abbiamo parecchia, diciamo, distanza che ci separa. Questo è un elemento sì di spinta e insieme è frustrante molto spesso, insomma. Chiaramente guardandoci intorno, vedendo comunque gli asset, gli elementi valoriali del nostro paese con grado di esprimere, le nostre realtà sono in grado di esprimere. Chiaramente poi sempre la parte di stimolo, non quella di frustrazione. Ovviamente. Emanuela, Enzo? Sì, ritengo che non siamo ben posizionati dal punto di vista della classifica e poi spesso e volentieri, scusate, ma parte delle nostre ricerche e innovazione poi vengono prese da società straniere e portate all'estero con tutto quello che ne consegue. Questo, chiamiamolo, acquisto che c'è stato nei vari anni, beh, la stessa azienda dove sono io, a parte la multinazionale, ma era una simpatica e ridente azienda locale che è stata acquistata da una multinazionale per acquisire il know-how e le conoscenze che aveva su determinati settori, che abbiamo mantenuto perché l'intelligenza della multinazionale è stata di non fagocitare proprio del tutto quello che era il know-how di questa società e diluirlo nel mare di una multinazionale, quindi mantenendo queste specificità. Però questo è il rischio che corriamo, no? Il rischio anche di sicuramente creatività, idee innovative, ne abbiamo tante, che poi queste le finalizziamo e spendiamo questi soldi nella direzione di creare valore su queste cose qui, rispetto ad altri paesi siamo indietro, decisamente indietro. Poi chiaramente bisognerebbe confrontare anche con il PIL, perché dopo vorrei... È vero che la Svezia e la Danimarca hanno forti cose innovative, però pesano molto meno di quello che può pesare l'Italia. Poi... Sì, sono d'accordo, c'è una minore esperienza nel pubblico anche nel gestire proprio questi processi, diciamo, di ricerca e sviluppo, ma anche nel, non volevo usare il termine tutela, ma di gestire proprio una rete che possa però creare valore per il paese, possa e per le imprese. Allora, un quadro, se posso... un pochino specialisti. Allora, se noi guardiamo il settore delle start-up, che sono
un punto emblematico di innovazione, perché la startup è tutta innovazione, non ha asset, non ha trend storici, non ha un tubo, ha davanti soltanto una prospettiva di crescita e di svilupparsi. In Italia la situazione delle startup è molto buona, sotto l'aspetto politico, la politica di incentivazione delle startup è migliore che nel resto d'Europa, molto migliore che negli Stati Uniti, incredibile. Oggi chi investe in una startup in Italia ha una detrazione fiscale del 30%, io una volta all'anno mi compro la mia startupina e ho 30% di riduzione fiscale, che non è poco, eh? È un incentivo alla valutazione del rischio. Ma in Friuli Venezia Giulia è ancora peggio, perché c'è una misura fiscale fatta, come si chiama il nostro, agevolazione finanziaria, mi sfugge, del nostro pordenonese presidente, mamma mia, no, presidente di tutto, ma sto parlando della finanziaria, del che fa i mutui. Comunque ha fatto una misura di un ulteriore incentivo per cui probabilmente risparmio il 50% in detrazione d'imposta sulle start-up. Il sistema delle start-up è ricco, in Lombardia in valore assoluto più che in Lombardia più che dalle altre parti, rispetto alla popolazione il Friuli si pone bene, il Friuli Venezia Giulia, Trieste ne propone, Pordenone ne abbiamo, noi siamo incubatori certificati. Quindi sulle start-up bene. Avevamo anche al Ministero, al Mise, quando c'era Renzi, un bravissimo interprete delle esigenze delle start-up, che ha fatto una politica fiscale particolare. Mancano grandi capitali per far sì che la startup arrivi a un exit, cioè arrivi a un successo. L'innovazione delle startup in Italia ha due casi di unicorni, dove per unicorno si intende chi in 10 anni arriva a 1 miliardo di fatturato di capitalizzazione. È bello vedere che una startup, che è una piattaforma di acquisto sulla moda, nata in Edge Farm, quindi a Venezia, poi ha fatto le sue strade, ha raggiunto 1 miliardo settimana scorsa, e quindi tutti hanno applaudito. Startup, ci sta bene, e le startup, possiamo dire, sono lo sviluppo futuro. Electrolux, Emanuele Quarinci diceva che ogni anno fare call per vedere se le startup ti portano del qualche cosa, technology readiness level 7, 8 da mettere a punto, non da mettere subito in un prodotto, però da utilizzare. Però sono poche le grandi aziende che fanno corporate venture, che vuol dire comprare l'innovazione da fuori. Che bello avere qui Electrolux che pensa all'open innovation, perché un leitmotiv di grandi imprese è not invented here. Vai lì a proporgli qualcosa, dico, per carità, noi l'abbiamo già studiata e non funziona. In tal senso sta cambiando. Una considerazione che mi piacerebbe dibattere fra tutti, vediamo se qualcuno vuole intervenire, abbiamo anche un assessore che vuole intervenire. Secondo me manca nelle risorse che possono servire per fare innovazione. Ci vuole il mercato. Oggi il mercato è accessibile dappertutto. Tu hai una buona idea, TikTok, in tutto il mondo ce l'hai. Quindi il mercato, 7 miliardi di consumatori, c'è dappertutto. Un po' meno se fai B2B, ma i mercati sono accessibili dappertutto. Denaro. Non c'era mai stato così tanto. Se dovesse mancare, stampi Bitcoin, non va neanche stampato. Quindi non c'è neanche il problema di stampare. Denaro che non costa niente. Mancano giovani imprenditori. Io vorrei lasciarli, perché l'innovazione cammina sulle gambe delle persone. Tu fai ancora la maratona, si corri come un matto, però c'è una certa età adesso. Ci vogliono anche i giovani che facciano imprenditoria.
andando in giro scopriamo che gli imprenditori, classe media elevata, significativamente molto più elevata che negli Stati Uniti, molto più, incommensurabile con India, Cina, Singapore. Singapore è lo stato che in termini di innovazione ha il massimo investimento in innovazione rispetto al PIL. Corea del Sud, secondo. Giappone, quelli che abbiamo citato. C'è una correlazione, oibò, tra stati innovatori e felicità delle nazioni. No, non è vero che è ovvio. La Finlandia è il paese più felice del mondo. Se andate a vedere, Happiness Index Report. Invito tutti a arrivare. Happiness Index. L'indice di felicità è un documento dell'ONU di 180 pagine che esce ogni anno, dice sempre la Finlandia. Ma voi che le persone si suicidano? Il netto di suicidi. Quelli che si suicidano non votano più, e quindi. ci deve essere una motivazione. Però c'è. Che ci sia qualcuno dice il denaro non dà la felicità, però uno può dire la povertà ne dà anche meno. Quindi la probabilità che nel Sahel siano tutti felici è un po' più dura. Singapore sono abbastanza felici, Stati Uniti sono meno felici, gli italiani sono meno felici nel ranking di PIL per capita, però sono, i sudamericani sono un po' più felici. C'è una correlazione però tra innovazione e non lo so perché, però andate a vedere, non è proprio uguale per ogni cibo. Pordenone è all'apice dei brevetti per capita. Sapevate? No? È una roba che piace moltissimo al mio presidente, Pontarolo. Sai perché? Pontarolo è l'unica persona che io conosco che sulla carta d'identità ha scritto inventore. E siccome è un ingegnere oltre che un inventore, come ha fatto a farsi scrivere questa roba qua? E questa è una chicca per i nostri ascoltatori. Allora, quando tu vai all'anagrafe e dici io voglio la carta d'identità, mi dice che professione fa? Ingegnere, dice no, non vale. Mi dica la professione dalla quale lei riceve il massimo del suo reddito. Ok? Siccome lui ha l'azienda, brevetta lui, e si fa dare le royalties, il suo reddito primario viene da royalties, cioè un inventore. Questa è una disclosure. Interessante scoperta. Per arrivare a conclusione, per lasciare anche magari spazio a qualche domanda, se ci fosse qualche intervento dall'esterno, vi chiederei una domanda un po' alla Marzullo, per dire se poteste avere un desiderio da esprimere, un desiderio per il cosiddetto genio della lampada a riguardo dell'innovazione, cosa chiedereste? Cos'è che ci manca per fare questo salto di qualità che ci potrebbe portare avanti nei vari ranking che adesso ultimo erano già citati? Un solo desiderio a testa, ovviamente. Non ci sono i classici tre stavolta. Allora, condivido quel Franco diceva appunto l'innovazione cammina sulle gambe. Perfetto, infatti non c'è quella definizione migliore. I problemi poi ci sono, i problemi sono comunque la madre di quello, sono dei ottimi trigger per l'innovazione. E sicuramente una cosa che dal mio punto di vista manca, per conosco il tessuto diciamo della zona in cui vivo, in cui crescono i miei figli, in cui abito, è sicuramente l'accesso al capitale. Perché oggi ho visto esempi appunto di startup che sono state capaci comunque di decollare quando hanno avuto diciamo l'accessibilità al capitale. Qualcuno che ha creduto diciamo solidamente in loro e ha saputo fare quel salto. Senza il quale può anche essere un innovatore, però voglio dire poi alla fine vivo tutti di cose abbastanza tangibili, insomma. Grazie. Altre considerazioni? Io penso che un unico desiderio, non sì, la creatività è fondamentale, l'innovazione e la creatività è fondamentale, però è necessaria anche la competenza.
E quindi la conoscenza anche da parte dei giovani, secondo me, è un po' più manca. Dovrebbe crescere. Sì. Per ultimo. Ma sono d'accordo su quello che è stato detto, e partendo dal discorso che l'innovazione è mina sulle gambe delle persone, ci vorrebbero più giovani, perché ce ne sono sempre meno. Io ho una difficoltà enorme a trovare risorse che siano competenti, ma nello stesso tempo che siano risorse, diciamo, giovani. Giovani sempre meno e sempre con maggior difficoltà. Grazie. Adesso vediamo se vi aveva lanciato la volata o vi ha tirato sul ghiaccio. Vediamo. Facilissimo per me fregare la volevo vada. Dire una cosa anch'io, se posso, rispetto a quanto... Tu, cosa vuoi per l'innovazione, il tuo desiderio? Il mio desiderio in parte è già stato detto, cioè coinvolgere più giovani, rendere i giovani preparati e quindi naturalmente dare una preparazione, una professionalità anche ai giovani, rispondente a quelle che sono poi le richieste delle aziende. Perché è vero, se è importante il trasferimento di conoscenze e quindi anche l'interfaccia, come ho detto prima, tra mondo della ricerca e mondo produttivo, i giovani in questo contesto, diciamo, in questa vision, diciamo, futura, sono i protagonisti, perché rendere l'idea vincente mettendo assieme, interagendo, no, tra questi due mondi, cioè è possibile ed è fattibile se abbiamo giovani che sono anche preparati a rispondere a quello che il mondo del lavoro richiede. Per questo, e voglio introdurre quello che sarà il tema del prossimo incontro, che sarà proprio centrato sulla nuova fabbrica digitale 4.0 e soprattutto sulle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro. Grazie di questo assist alla mia coccolata Lean Experience Factory o Digital, che è una bellezza e che tra poco inaugureremo. Ho sfregato la lampada e il mio desiderio per davvero è che l'innovazione venga fatta oggi e non domani. Perché questa è una... un comportamento che io ho da un bel po' di tempo, lo sa la dottoressa Pattorel, che più volte mi dice datti una calmata e sempre di più mi accelero. Se fate cambiare strategia. Se fate una riflessione oggettiva sulle esperienze degli ultimi 12 mesi, non abbiamo mai visto così tanta accelerazione e cambiamento. Ho detto prima che l'Italia è un paese favorevole per le start-up, non è assolutamente un favorevole al momento per le competenze in digitale, e il digitale è uno strumento fondamentale per l'innovazione. Oggi ciò che non diventa software, ciò che non diventa digitale, difficilmente può essere innovativo. Lì siamo significativamente indietro rispetto alla media delle nazioni europee, gloriosamente davanti a Romania e Grecia, mi sembra, però abbiamo da correre tantissimo. Se abbiamo concluso, e a me piace concludere invitandovi a quello che è un motto del Polo, e cioè il futuro, io ho questo motto, dico il futuro è già oggi, solo che non è equamente distribuito, e il Polo aiuta ad avvicinarci al futuro, perché noi crediamo che il futuro sia molto migliore dell'oggi. Se guardiamo gli indicatori actual del PIL e quelli prospettici per l'Italia, che sono più 4,5 verso il 5, o quelli del Friuli Venezia Giulia, che io credo anche migliori, adesso vediamo quando escono, ma il fermento che noto è di questa natura. Non mi ricordo quanti anni dobbiamo andare indietro per trovare uno sviluppo economico PIL più 5. Boh,
30 anni, 40 anni, dopo guerra, boom economico, non c'era prima. Ecco quindi che, diceva quelli, gli sky ci vogliono, eh sì, perché sognare innovazione non ci porta lontano, bisogna poi metterci benzina. La benzina c'è, ce lo dice il PIL, ma bisogna cogliere l'accelerazione perché altri stanno andando più veloci e essere secondi a innovare dà poca soddisfazione. Grazie mille allora, grazie della conclusione. Scusate, c'è una domanda nella chat. Riesce a leggere così? Il momento giusto per proporla. Allora, viene chiesto come si può incentivare la propensione all'innovazione nei giovani e anche da che età partire con questo stimolo alla propensione dell'innovazione nei giovani. La dottoressa Fattorella ha 3 figli, vai. Allora, i bambini e i ragazzi hanno gli stimoli fin da piccoli, quindi secondo me loro hanno già una propensione all'innovazione, perché i bambini sono curiosi fin da piccoli. E quindi quello che io dicevo prima è che però secondo me manca un po' di metodo nell'indirizzarli e nel capire che bisogna anche, che ci vuole anche uno sforzo, che ci vuole anche un po' di sforzo, e forse questo un po' si è dimenticato. Sia da parte dei genitori che da parte di chi li guida questi giovani. Grazie. Chi vuole aggiungere? Beh, diciamo che un modo per allenare, comunque, dal mio punto di vista, anche in base alla mia esperienza, è questa capacità rituale, un modo d'osservare. Con l'osservazione aiuta tantissimo, insomma. E poi chiaramente a trovare tutti quegli elementi, magari, di mutuabilità tra due mondi differenti. Quelle su cui sono la parte, sono il sale per fare, cioè l'associazione che poi, diciamo, alimenta la creatività. Quindi osservare, muoversi in un ambiente collegato aiuta tantissimo, stimola e abilita moltissimo poi questo tipo di competenza dal mio punto di vista. E la scuola è un vettore importante, soprattutto nelle superiori, nel periodo dai 15 anni, 18 anni, secondo me sono dei, diciamo, punti fondamentali per creare anche una cultura, diciamo, legata alla curiosità, che poi chi ha anche creatività gli si aggiunge, però è fondamentale questo. E lì la scuola fa, non è solo a casa, ma la scuola fa parecchio, perché potrebbe, diciamo, giocare con i ragazzi anche a qualcosa che vada al di fuori del laboratorio o che vada, diciamo, anche nelle aziende. C'era qualcosa, però è un po' adesso con la storia del Covid e altre cose. Il Covid speriamo di averlo alle spalle, esatto. Tanto è vero che abbiamo fatto queste riunioni in fisico per dimostrarlo. Qualcuno si è tolto la mascherina, io perché ritengo di poterlo fare, sto a distanza, gli altri non. Chi è che ha almeno un vaccino? Quindi, no, perché adesso qualcuno che vede la roba di scolari non è la mascherina, forse siamo vaccinati, anche Fauci dice che possiamo, perché il video, la lettura labiale è fondamentale, io di tanto non riesco a capire. No, potevi anche dircelo all'inizio questo, Bene, grazie dottoressa Cucci, ci siamo divertiti come al solito. A tutti è stato davvero un incontro molto interessante per i contenuti ovviamente, ma anche per la modalità di gestione, che ovviamente, essendo in capo al polo tecnologico, in particolare agli ingegneri scolari, non poteva che essere così. Grazie a tutti. Ciao. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ci ho promesso i biscottini.